Il nuovo patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine Monsignor Fouad Toual, accompagnato dai francescani della Terra Santa e dai massimi esponenti della Chiesa locale, nonché dai rappresentanti di tutti gli ordini religiosi della diocesi, ha attraversato le strade di Gerusalemme oggi per fare il suo solenne ingresso nella Basilica della Resurrezione. Qui, presso la Pietra dell'Unzione, è stato ricevuto dal padre custode di Terra Santa, Fra Pier Battista Pizzaballa, il quale ha dato il benvenuto al nuovo presule, facendosi così interprete e portavoce della gioia dei fedeli dell'intera diocesi, giunti numerosi per accogliere il proprio pastore. Nel suo discorso il padre custode ha ricordato che il brano evangelico al centro della celebrazione inizia con le parole «Non temete». Nei racconti della resurrezione, infatti, così come in quello dell'Annunciazione a Nazareth e della nascita a Betlemme, i grandi eventi evangelici iniziano con questa parola, non temete. Il padre custode ha concluso poi il suo discorso di benvenuto esprimendo l'affettuoso augurio di un cammino sereno e fecondo. Il nuovo patriarca poi, nel suo primo discorso, ha ricordato la santità e la bellezza di questi luoghi santificati dalla passione di Gesù, invitando così tutti i fedeli a non temere alcuna avversità, poiché proprio questi luoghi ci dimostrano quanto sia breve la distanza tra il Calvario e la tomba vuota, quanto sia quindi certa la nostra risurrezione, nella gloria dopo qualsiasi croce venga a noi posta sulle spalle. Facendo riferimento alle ricchezze spirituali della diocesi, il presule ha avuto parole di apprezzamento, tra gli altri, per i francescani della Terra Santa, fedeli custodi di questi luoghi che, tra infinite difficoltà della storia, con amore custodiscono sin dal 1300. In conclusione, il patriarca ha lanciato un appello accorato ai capi delle nazioni in conflitto, all'intera comunità internazionale e ai fedeli delle tre religioni monoteiste, nonché ai rappresentanti delle varie confessioni cristiane, perché al più presto si trovi una composizione pacifica dei conflitti, si facciano tutti portatori di speranza e di pace, e perché si possa continuare così ad approfondire il dialogo tra le parti, per rafforzare la nostra solidarietà nella carità.